Proiezioni dal vivo che si riappropriano del luogo di elezione, col pubblico non in una piazza estiva ma in sala davanti allo schermo, nel Cineteatro Spadaro di Massafra, uno dei più antichi in Puglia, inaugurato nel 1914. Parte da questa sera la 16ª edizione di Vicoli Corti Cinema di Periferia, il festival organizzato dall'Associazione Serraglio della cittadina ionica. Fino a domenica 19 dicembre la rassegna punterà come sempre sui nuovi linguaggi cinematografici, con protagonisti giovani autori dietro la macchina da presa per valorizzare quel cinema cosiddetto decentrato nei temi e nelle sceneggiature, spesso invisibile al grande pubblico perché non inserito nei circuiti della grande distribuzione. Quest'anno sono 12 corti in concorso e 6 lungometraggi, per lo più anteprime per la nostra regione, sul filo conduttore comune che lega storie di adolescenti e di donne raccontate in linguaggi e stili differenti. Tra i film che verranno proiettati ci sono L'apprendistato di Davide Maldi, premio della giuria al Torino Film Festival, e Brotherhood di Francesco Montagnier, pardo d'oro per la sezione cineasti del presente al Festival di Locarno. E infine la chicca del festival, Il Frankenstein, diretto da Sir Dawley nel 1910, cortometraggio muto e primo adattamento cinematografico in assoluto del romanzo di Mary Shelley.